Allora, questa è un'operazione che è meglio che faccia la mamma. Però adesso io sono qui vicino a te e lui ci proverà, insomma, ci proverei tu, vero? Dobbiamo, una volta che abbiamo rigirato la stoffa al dritto, dobbiamo appiattire qua dove abbiamo cucito. Vai, Pietro. Così, metti giù, tranquillo. Ok. Appiattiamo ben bene le cuciture. Ok, perfetto. Allora, c'è un'altra operazione che è meglio che faccia la mamma. Quella di tagliare in obliquo, la cucitura interna del nostro papillon, così. Ok, senza tagliare il pezzo che abbiamo cucito. Questo lo faremo perché adesso dovremo risvoltare un po' la stoffa dentro e ci viene più facile se noi ritagliamo. E anche dall'altra parte. Ok? Adesso Pietro invece, facendo attenzione al ferro, infilerà un po' la stoffa dentro di mezzo centimetro. Qui, come sto facendo io qui. Ok? E tu lo fai dall'altra parte e poi lo stiriamo di nuovo, ok? Vai, vai. Bravissimo. È duro? Vuoi che ti aiuto? Quello sì. Bravissimo. Qui che è duro lo tengo io. Bravo. Ok, perfetto, ancora un pezzettino qui, ok. Aspetta, ok. Aspetta Pietro che c'è la mia mano, non mi stirare la mano. In quale senso? Che ci Vai, passo sopra? vai, bravissimo, piattisci benissimo. Ok. E adesso di qua meglio. Vai. Bravissimo. Perfetto. Bravo Pietro. Ecco il nostro papillon. Adesso noi questa parte qui di lato, bravo Pietro, grazie, la cuciremo a mano perché è un po' dura e con la macchina non mi verrà. È sicuro. È sicuro, bravo. Allora Pietro, adesso dobbiamo cucire a mano, quindi preparati il filo. Come si prepara il filo? Il filo si prepara prendendo la misura del proprio braccio. Ok, ma adesso cucio io, quindi prendo a misura del mio di braccio, ok? Fino al mento, ti ricordi? Al mento, dov'è il mento, Pietro? Qui, dai. Ok, non importa, lo prendiamo dopo. Però adesso, visto che mamma non ci vede tanto tanto bene, ma figurati, dai, fai vedere come sei bravo a infilare l'ago. Come si fa a infilare l'ago? Tagliamo un pezzettino perché c'è un filino, il filo si taglia sempre di traverso in modo che venga meglio infilarlo. Mi ha infilato il filo nell'ago e mi ha fatto anche il nodino. Bravo Pietro. Allora, adesso io farò dei piccoli punti invisibili in modo da cucire a mano questo lato. Questo passaggio, se non riescono a farlo i bambini, non è un problema, possono farlo le mamme. Per chi ha già frequentato il mio corso e non si ricorda come si fa il punto invisibile, sulle dispense c'è scritto, quindi andate a rivederle. Punto, stop. Allora,
ho finito di cucire, metto via l'ago e adesso Pietro prepara il papillon. Dobbiamo fare le pieghe, quindi come per si fanno le pieghe? Per prima cosa si piega a metà. Il papillon a metà. Fai vedere bene come l'hai piegata a metà, ok? Poi si prende il lato così e si fa di nuovo la metà, si porta la metà e si fa la stessa cosa con l'altro. E il nostro papillon, fai vedere, è già quasi pronto. Adesso bisogna dargli un altro punticino di cucito e questa volta lo faccio io. Bisogna infilarlo qua. Così. Lo cuciamo dietro perché poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere il nastrino. Esatto. Facciamo giusto un punticino. Allora, questo è il nostro papillon finito con la cucitura davanti e dietro per fermarlo dopo le pieghe che ha fatto Pietro. Adesso dobbiamo andare ad aggiungere il nostro nastrino. Esatto. Noi l'abbiamo tagliato di 2 cm perché a me piace lasciare il nastrino un po' sfilacciato, un po' che faccia un po' effetto consumato, effetto un po' vintage. E lo facciamo tirando dei fili in modo che rimanga questa parte bianca di fili di cucitura. Giusto un pochino, Li tiriamo così. Ok, fa un po' effetto vissuto. Allora, un po' vintage. Vintage. Bravissimo. Allora, il nastrino lo si posiziona. Ora, io l'ho fatto 10 cm, è da ritagliare, un pochino. Ne tagliamo un pezzettino. Pietro, me ne tagli un pezzo qua, con le forbici. Quale? Qua, questo pezzo qua, da qui. Bravissimo. Okay. Non mi tagliare le dita. Vai. Bravo. Ok. Pezzettino. E lo si richiude dietro. Adesso lo cucirò a mano di nuovo e questo è il nostro papillon finito, il nostro fiocco. Allora, questa è la base del papillon d'adulto. Per farlo... quello da bambino? Sì, per fare quello da bambino, se volete rimpicciolirlo un po', si può togliere un centimetro da ogni lato. Quindi puoi fare 13, sì, bravo. 12 e 15. Bravo, sei bravo in matematica. Vabbè, togliere 13 meno 1 è facile. È facile. E se ottiene un papillon più piccolino. Questa base qua, appunto, può essere utilizzata sia per fare il papillon da usare con la camicia, ma volendo lo si potrebbe usare, Pietro, lo metto io, va, come base su una pinzetta o un cerchietto. Oppure, se voi avete una catenella, qualcosa, si può usare anche come collana. No, perché è carino. Oppure si può fare come accessorio su una borsa. Anche da attaccare su una borsa, esatto. Diciamo che se avete voglia e tanto tempo, potete farne uno per ogni componente della famiglia. E così avrete tutti il vostro papillon coordinato. Io ho cucito il nostro nastrino a mano dietro, ok? In modo che non si veda. Vedete l'effetto vintage? Si vede? L'effetto vintage con i filetti scuciti. Vediamo. I fili scuciti. Vedi Pietro? Sì. Guarda. In realtà già per Pietro questa misura potrebbe anche andare bene. Allora, ma noi adesso abbiamo il nostro fiocco. Abbiamo detto che con il fiocco possiamo fare il papillon, possiamo usarlo come cerchietto, attaccarlo al cerchietto, o una pinzetta. O come collana, o come accessorio per le borse. Ad esempio, attaccarlo su una borsa. Quindi ogni membro della famiglia potrebbe averne uno. Oppure anche su una maglietta. Anche, è vero. Si potrebbe anche cucire direttamente a una maglietta, usarlo come portachiavi, usarlo attaccato allo zaino di scuola, diciamo, potete fare quello che ci volete. Ci sono molti. Però noi in questo specifico tutorial lo stiamo utilizzando, creando un papillon. Sì. Ok, quindi per fare il papillon dovreste poi
recuperare dell'elastico. Io adesso ne ho uno un po' sottile, e Ma quindi, non è importante. ma non importa. Noi prendiamo la misura dell'attaccatura, In questo caso più o meno io. così, sì, ok. La prendo sul collo di Pietro. Che non sia troppo stretto perché poi fa male, ma Esatto. che non sia neanche troppo largo che può dare Eh sì, fastidio. no, sta bene. Io lo faccio passare in mezzo, dietro dove c'è il nastrino. Lasciate un po' di spazio tra il nastrino e il papione, il fiocco, proprio perché sennò non riuscite a passare con l'elastico o con quello che userete. Quindi non fatelo troppo stretto. Allora, qui potete... Incollarlo con la colla. Sì, se proprio non avete altro, sì, ma diciamo che lo possiamo o cucire, o volendo, se li avete in casa, si possono usare quei bottoni automatici che Ah sì? si attaccano e si cuciono sempre a mano. Allora, per mettere l'elastico dietro, per fare in modo di infilare e tenere il papillon, potete prendere la misura dell'elastico utilizzando la Il camicia, il colletto, colletto cioè della camicia. Ok, esatto. poi lo cucite a mano, noi qui l'abbiamo cucito, e poi una volta che è cucito, Sì, va bene, in questo caso va bene. sì, aiutami. Tirarlo giù. Tiriamolo, ovviamente. No, mamma, è così forte. Eh sì, è È così. così. E il nostro papillon è È pronto pronto. per essere regalato al papà. Spero vi sia piaciuto questo tutorial, che è il primo che facciamo io e Pietro. E mettete tanti like!